Buongiorno a tutti i lettori di Hermes, sono Carola Rigodanza, collaboro per questo progetto giornalistico e oggi insieme intervisteremo la professoressa Laura Luciani, docente di lettere all'Istituto Allestimate. Buongiorno a tutti. Bene, Buongiorno e benvenuta professoressa, come sta? grazie. Bene, Si fa sentire maggio anche per me. la ringrazio della disponibilità e di essere qui presente, insomma. E allora, diciamo che nessuno si aspettava che in questi 2 mesi vivessimo, soprattutto l'Italia, vivesse questa situazione di reclusione, di lockdown, se vogliamo essere internazionali, e chiunque si è dovuto adattare a questa sorta di smart working, quindi un lavoro online. E quindi abbiamo pensato che chi meglio di un professore potesse darci delle risposte, la sua diretta esperienza riguardo la didattica a distanza. Per esempio, lei come si trova? Le piace? Insomma, quali sono i pro e i contro di questa modalità di insegnamento alternativa, ecco? Allora, lasciando da parte il mi piace perché è una questione un po' complessa, devo dire la verità, mi sono sorpresa di essermi adattata così velocemente, così rapidamente, nell'utilizzo di strumenti che prima sapevo di avere nel mio pacchetto di programmi, però mai avevo utilizzato in questo modo. E ho notato sicuramente l'utilità e l'efficacia di questi strumenti in una situazione di questo tipo, come anticipavi tu all'inizio, e sono molto contenta che esistano questi strumenti perché alla luce dei fatti, se non ci fosse stato questo tipo di comunicazione, la scuola si sarebbe fermata completamente. Per quanto riguarda i pro e i contro, ce ne sono tanti, sia da una parte che dall'altra. Il pro sicuramente più importante, personalmente, parlo per me, è il fatto che grazie a questi strumenti si sia potuto tenere in sicurezza tutti i ragazzi, tutti i nostri alunni e la loro salute, la salute delle loro famiglie, oltre poi chiaramente alla nostra personale di docenti e lavoratori della scuola. E un altro pro importante è che comunque l'apprendimento, dicevo, è andato avanti e andato avanti, secondo me, in maniera non troppo diversa rispetto a una didattica invece in presenza. Per quanto riguarda i contro, il tasto dolente sicuramente è capire, percepire se ai ragazzi arriva ciò che viene detto, al di là della regola di grammatica o di un messaggio di un autore. Quindi la difficoltà, ad esempio, di tenere accese le telecamere e di sapere che i ragazzi sono lì in quell'ora dedicata alla scuola, per quanto siamo consapevoli tutti che sia molto difficile riuscire a concentrarsi trovandoci a casa propria. Giusto, concordo. E dato che abbiamo parlato appunto di questo argomento, mi riallaccio. Lei ha definito un tasto dolente il fatto che appunto non si sa se gli studenti siano effettivamente attenti durante le lezioni. Secondo lei cosa ne pensa? Che durante le lezioni facciano altro, non stiano attenti? Comunque l'attenzione non sia uguale a quella in classe? Allora, guarda, ti posso dire questo, come dato di fatto, in generale, non solo per gli studenti, ma anche per il professore stesso, l'attenzione è un po' calata per tutti quanti, proprio perché non ci troviamo più faccia a faccia in una stessa stanza, ma siamo di solito nelle nostre stanze o comunque nella nostra casa e siamo abituati ad avere un atteggiamento diverso a casa nostra. D'altra parte, però, posso dire questo, che chi si è sempre impegnato, insomma, non c'è bisogno di essere stellari nell'impegno, però chi si è sempre guadagnato il suo impegno lo sta facendo anche adesso. Chi invece è sempre stato un po' distratto, anche durante la lezione, continua, secondo me, ad esserlo e un po' credo che la situazione sia peggiorata. Quindi, passati questi mesi, oramai, perché si parla di mesi, mi sento di dire che come approccio, nonostante le difficoltà,
chi è sempre stato abituato in un certo modo sta facendo bene o male la stessa cosa, nel bene e nel male. Giusto. E quindi a lei questo metodo sembra efficace e si potrebbe comunque adottare in futuro qualora la situazione dovesse migliorare, ecco. Allora, efficace sicuramente, proprio per questo motivo di cui ho appena parlato, cioè chi ha voglia di ascoltare, chi è consapevole del fatto che chiuso in casa è vero, però almeno se ha un paio di ore con un insegnante che spiega qualcosa, si spera di interessante, può essere anche un modo per riempire la giornata, e lo dico assolutamente a scapito mio. E dall'altra parte, sicuramente in futuro si potrebbe utilizzare, però qui viene fuori il mio lato romantico di insegnante, per cui se ci fossero situazioni che assolutamente necessitano della didattica a distanza, sono ben pronta. Però tornerei subito già da domani a scuola con tutti voi. Questo è poco ma sicuro. Bene, allora abbiamo sentito appunto quali sono le differenze tra la didattica appunto a distanza e quella in classe e a me sembra appunto di capire che anche a lei preferisce insomma quella in classe come tutti noi studenti e che non vediamo l'ora insomma di frequentare le lezioni dal vivo, ecco. Ha qualcos'altro da aggiungere? Io spero tantissimo che la situazione possa migliorare per tutti, alla luce anche di un altro aspetto, che è quello, non sono un economista, però guardo i casi che possono esserci nelle famiglie, sia dei docenti che degli alunni. Siamo partiti con questa modalità che per fortuna è davvero efficace ed è semplice e comprensibile da utilizzare, però d'altra parte ci siamo tutti messi in una situazione di dar per scontato che ognuno di noi avesse i dispositivi adatti. E questo è un problema, perché in realtà siamo tanti fortunati, ma ci sono anche tante le famiglie che invece sono in difficoltà da questo punto di vista. Quindi io mi auguro di tornare il prima possibile e soprattutto mi auguro di tornare in classe perché per l'insegnante osservare i propri ragazzi è fondamentale, fondamentale per capire se stanno bene, al di là della comprensione della lezione, per anticipare un loro dubbio che magari non viene reso evidente da una domanda, da una richiesta, ma l'insegnante, se vede il ragazzo in difficoltà, si può assumere quella responsabilità che il ragazzo magari timido non riesce a fare. Stessa cosa per le cose più piacevoli, una chiacchiera insieme, un confronto, un'opinione che tra insegnanti e studenti è fondamentale per la crescita di entrambi. È vero. Bene, allora con questo possiamo concludere. La saluto, le auguro una buona giornata, la ringrazio nuovamente di aver partecipato e un saluto anche a tutti i lettori di Hermes. Grazie, buona giornata e grazie di avermi interpellato. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.